Buongiorno ragazzi, allora video dedicato alla spesa alla Lidl, dato che spesso ne parliamo nelle storie Instagram e ogni tanto ci chiedete che cosa compriamo, quindi andiamo a vedere che cosa compriamo e perché compriamo alcune cose, tenendo presente che si parte da un presupposto per cui quello che compriamo è cibo che ci serve per mantenerci in forma fisica e sostenere l'allenamento. Ok? La telecamera e andiamo a vedere quella che è stata la spesa di oggi. Questo è il forse 70-80% di quello che mangiamo in una settimana e vi dico già che la spesa è stata di 80 euro. Questo perché Lidl su alcune cose ha dei vantaggi notevoli dal punto di vista economico. Allora, partiamo dalla parte proteica. Allora, pollo. Noi prendiamo questo pollo italiano, filetti di pollo, straccetti di pollo. Sono 400 grammi e costano circa 3 euro, 3 euro e qualcosa. Quindi ne prendiamo in quantità, sono 400 grammi, ci bastano per due e ne surgeliamo gran parte chiaramente e poi l'altra parte ce la mangiamo. Poi io ogni tanto, Ilaria meno, prendo degli hamburger di carne rossa cercando, quando è possibile, di prendere qualcosa che abbia pochi grassi, diciamo che 6-7 grammi di grassi a volte purtroppo per la carne rossa è poco e quindi in questo caso ho scelto questi qui. Magari metto un pochino meno d'olio nell'insalata. Poi, tanto Ilaria è in castigo in corridoio. Poi prendiamo le fette croccanti. Queste fette croccanti sono in realtà l'equivalente delle vasa. Le vasa sono delle fette croccanti svedesi che hanno come ingredienti la farina di segale, in questo caso 10% di semi di sesamo e sale. Invece le vasa hanno solo, se quelle normali hanno solo farina di segale integrale e sale, ma i valori sono insomma molto buoni. Queste hanno un pelino più di grassi, calcolando che comunque non è che ne mangiamo 100 grammi, ma 40-50 grammi. E costano pochissimo perché costano 0,89, mi sembra, invece dei 2 euro, 2 euro e passa delle vasa a pacchetto. Spezie varie, che Ilaria mi ha detto di comprare delle spezie, io in crisi le ho comprate tutte, tutte quelle che c'erano. Poi fiocchi di latte. I fiocchi di latte sono un'ottima fonte proteica, in questo caso 17 grammi di proteine, pochi carboidrati e pochissimi grassi. E questi sono anche senza lattosio, ma non li prendo perché sono senza lattosio, ma perché mi piacciono particolarmente e costano pure poco, perché sono 0,89 o 0,99. Pesche, vabbè, qua non c'è niente da dire, frutta, pesche, banane, a volte prendiamo delle pere, a volte prendiamo delle mele, kiwi, uva, insomma, variamo un po'. Kong, questa diciamo che è una Red Bull senza zucchero, praticamente un equivalente di una Red Bull senza zucchero. Solo che a differenza della Red Bull che costa 3 euro, questa costa 0,69. Altra componente proteica, Schirella. Schirella è una mozzarella della linea Skyr, della Milbona, che ha tante proteine, forse quasi troppe per 100 grammi, perché siamo a 22 grammi di proteine per 100 grammi. Insomma, è una sorta di mozzarellina, la mettiamo, si può mettere nell'uovo, si può mettere nelle vasa, si può mettere nell'insalata. Ovviamente scordatevi il sapore della mozzarella vera, ma chiaramente ha insomma, un po' quella consistenza. Io a volte la apro, tolgo l'acqua, ci metto su un po' di sale e mi faccio lo spuntino con questa. Skyr è un po' la base della mia colazione per quasi tutti i giorni e questo lo trovo forse l'alimento col miglior rapporto qualità-prezzo in assoluto, perché io ne mangio uno intero la mattina, che sono 350 grammi, ha poche poche calorie, abbastanza proteine, pochi carboidrati e ci metto dentro la frutta e costa pochissimo perché costa 0,99 per 350 grammi. Se pensate che il total zero della faie costa 1,70 euro per 170 grammi o 6 euro per un chilo, 6 euro qualcosa per un chilo, fatevi il conto e il risparmio è veramente tanto. I valori nutrizionali sono gli stessi, sempre yogurt greco è, anche
Credo se lo schiera islandese, però insomma la sostanza è quella. È uno yogurt acido, giusto? Acido, perché sbaglio tra acido e amaro e la remicazia puntualmente. Detto questo, abbiamo delle patate rosse, patate dolci anzi, che mangia Ilaria a cena. Abbiamo l'insalata, salata ricca, che per 200 grammi costa 1 euro. E più o meno il prezzo migliore che si può trovare in un'insalata di questo genere. Cosa abbiamo ancora? Abbiamo ancora il tè zero. Non ho preso le bibite zero perché non ce n'erano oggi. E con questa roba qua ci facciamo quasi una settimana. Diciamo che manca quello che manca. Tornare in video, quello che manca qui, che compriamo in un altro supermercato per completare un po' l'alimentazione della settimana per tutti e due, è il salmone selvaggio, che è molto magro, le patate novelle, quelle piccoline precotte che io uso la sera, un altro tipo di insalatona gigante che prendiamo da Fresco Market che costa 2,50 euro per mezzo chilo, e cos'altro? Ti viene in mente qualcos'altro che manca alla spesa settimanale? No, bene o male quello, prendiamo delle altre bibite zero, ovviamente l'acqua, salmone selvaggio l'ho detto, le patate novelle le ho dette. Ah, ecco, Ilaria mangia le uova a colazione e l'albume, quindi albume e uova, però per fare anche un'idea di spesa settimanale, se aggiungiamo altri 20 euro circa, secondo me ci stiamo, quindi potrebbe essere che io e Ilaria spendiamo circa un centinaio di euro a settimana di spesa. A questo va aggiunto sicuramente questo scomparto qui, che è lo scomparto di integratori in un altro video, e va aggiunta anche la nostra serata del sabato sera dove andiamo a mangiare fuori, quindi spendiamo quasi sempre una cinquantina di euro in due. Quindi secondo me il totale settimanale per mangiare, calcolate che io mangio parecchio come quantità, anche se sono cibi tutti con poche calorie, può attestarsi intorno secondo me ai 150 euro a settimana per tutti e due. Se comprassi le stesse cose, queste cose qui, all'Esselunga, probabilmente spenderei il doppio, se non di più, chiaramente cercando di prendere cose che non siano di qualità scadente, quindi magari l'origine del pollo italiana, le uova anche magari allevate a terra o di categoria, la zero mi sembra che sia quella migliore, e vabbè sì, c'è qualche bibita zero, però insomma per il resto è tutto qui. Quindi questa è la nostra spesa da Lidl e chiudo e ci vediamo al prossimo video.